Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi faremo insieme l'ultima pagina dell'album Flowers. Comincio con darvi subito le dimensioni dei cartoncini che ho ritagliato e che servono per realizzare la pagina da ambo le parti. Allora, abbiamo i soliti due cartoncini che ci servono per realizzare la struttura base della pagina, e cioè un cartoncino da 21 x 19 cm, dove ho fatto un piego da 1 cm per lato sul lato lungo da 21, e un cartoncino delle dimensioni di 19 x 19 cm. Questi sono quelli che ci serviranno per realizzare la base. Poi, per decorare da tutte e due le parti la nostra pagina, abbiamo bisogno di un cartoncino che poi andremo a lavorare delle dimensioni di 20 x 18 cm, dove ho fatto un piego da 1 cm sulla parte lunga dei 20, e due cartoncini uguali delle dimensioni di 18,5 x 10,5 cm, dove ho fatto sul lato da 10,5 un piego da 1 cm su tutti e due i cartoncini. Questo è tutto quello che ci serve come base necessaria per realizzare la nostra pagina. Quindi, come prima cosa, andiamo come al solito a creare la struttura base. Io ho già munito il cartoncino da 21 x 19 cm del biadesivo sui pieghi da 1 cm, e adesso vado semplicemente, me l'avete visto già fare su tutte le altre pagine, vado a fare questo lavoro qui. Togliamo il biadesivo e andiamo ad attaccare il nostro cartoncino da 19 x 19 in chiusura. Chiaramente lo attacco. Ah, vi faccio di nuovo vedere il cartoncino che ho usato, liscio su un lato e goffrato dall'altro. Lo trovate nel link dei prodotti da me consigliati. Chiaramente la parte goffrata, che è quella più bella, io la utilizzo sempre sulla parte esterna, quindi sulla parte visibile. Quindi vado ad incollare in questo modo qui. E così abbiamo creato la nostra tasca, cosa che ho ripetuto tante volte e che non mi stancherò mai di dire. Mi raccomando, adesso che andiamo a lavorare la nostra pagina, i fori di questa struttura vanno tenuti sempre verso l'esterno, in questo modo, perché da un lato ci serviranno per attaccare la pagina alla rilegatura e dall'altro lato andremo ad inserire un tag come abbiamo fatto su tutte le altre pagine. Quindi, mi raccomando, i laterali aperti qui sui due laterali. Adesso vediamo come realizzare il fronte della nostra pagina. Allora, per questo abbiamo bisogno del foglio del cartoncino che ho tagliato delle dimensioni di 20 x 18, dove ho fatto i due pieghi da 1 cm sul lato lungo. Allora, ho già fatto i due pieghi sul centimetro dal lato lungo perché vi faccio vedere una cosa che dovete fare, come ho fatto io, prima di andare a tagliare il cartoncino. Fate i pieghi, li piegate, magari gli mettete il biadesivo, così vi rimane a mente che li dovete lasciar stare. E adesso prendo il mio tappetino da taglio e vado a tagliare a spigolo, ma in questo modo, lasciando da parte, vedete, il centimetro che abbiamo piegato. Quindi partiamo dallo spigolo in alto e lo spigolo in basso e tagliamo a metà, così in obliquo, il nostro cartoncino. Questo perché vi faccio vedere subito quello che voglio fare, cioè prendiamo la nostra pagina e li andrò ad attaccare in questo modo, così, guardate, in modo da creare un'apertura di questo tipo. Quindi, intanto andiamo a tagliare qui il nostro spigolo in modo che rimanga nascosto sia da una parte che dall'altra. E come prima cosa vado, anche qui già munito di biadesivo, ad incollare.
Io ho tagliato un 18 perché voglio lasciare un mezzo centimetro per parte. Lo faccio ad occhio, non c'è bisogno che lo faccia, che vada a segnarlo, ok? Ora vado ad attaccare l'altro lato. Quindi in questo caso cosa faccio? Prendo di riferimento la mia chiusura in modo da andarla ad attaccare in maniera giusta, così mi avvicino e in questo modo vedete ho fatto tutto d'occhio. Ho attaccato così i due laterali. Ora chiaramente noi vogliamo che queste due alette rimangano chiuse, quindi cosa faccio? Vado ad inserire le calamite negli spigoli. Allora, per fare ciò cominciamo con due calamite. Ok, le metto separate, se no mi si appiccicano. Allora, vi consiglio di non mettere la calamita troppo nello spigolo. Quindi allora, taglio subito un po' di biadesivo, che è quello che mi servirà per attaccare la mia calamita. Separo subito. Allora, guardate, io la metterò più o meno qui. Chiaramente è un'operazione che faccio d'occhio, non è che sto lì a misurare. In modo che appunto ci ritroviamo in questa situazione. Se non la mettete troppo nello spigolo, non rischiate appunto che poi vi si sollevi. Quindi qui direi che è una posizione giusta. Ora, chiaramente dobbiamo andare a mettere la calamita dall'altro lato. Quindi, come facciamo? Prendo la calamita, l'attacco. Io utilizzo questo sistema, rimetto il biadesivo in prossimità di dove la mia calamita andrà a appoggiare, quindi vado a staccare. Mi raccomando, il mio adesivo è molto tenace, quindi io faccio attenzione a premere solo sulla calamita e non premere troppo, altrimenti vado ad incollare il tutto e non va bene. Ora che ho messo la calamita, vado un attimo a coprire di nuovo con la mia carta di supporto, così evito di attaccare qualcosa sopra e nello stesso modo vado a fare lo stesso lavoro dall'altro lato. Quindi taglio il mio pezzo di biadesivo così. Metto la mia calamita più o meno anche qua in una posizione che potrebbe essere questa. Ok, metto l'altra calamita. Anche qui, vedete, vado a mettere in prossimità il mio pezzo di biadesivo e vado a premere in modo da incollarlo. Richiudo. Così ho il mio riferimento in questo modo. Ora, per la prima pagina non ci resta che andare a rivestire con la carta che ho scelto per decorare questa pagina dell'album. In questo caso io utilizzerò il kit lavanda, quindi
ho già ritagliato dei pezzi che mi serviranno per rivestire le mie parti, quindi avrò questa parte interna che metterò nell'interno, questa parte che adesso vado a tagliare da mettere sull'esterno e un altro foglio che ho già tagliato per rivestire gli spigoli dalla parte interna. Ora, questa è un'operazione che andrò a fare senza star lì a fare il video, così non diventa noioso, tanto dovrò solo andare ad incollare. Però voglio farvi vedere che ho deciso di inserire, perché penso che venga carino, del pizzo che potrebbe essere di questo spessore qui. Questi sono i pizzi che io uso sempre nei miei lavori, i 12 rotoli, 8 rotoli, quanto sono, che sono di vari spessori, di varie altezze, scusate, non spessori. Ecco, direi che andrò a mettere del pizzo, sì, perché mi piace. Quindi vediamo un po'. Sì, in realtà sì, glielo metto. Ok, allora facciamo così. Vado prima ad incollare il pizzo in questo modo qui e poi vado ad attaccare la carta. Allora, il pizzo lo posso attaccare tranquillamente con la mia colla vinilica, tanto questi pizzi sono, come vi ho già detto tante volte, sono talmente sottili che si attaccano benissimo. Faccio uscire, vedete, solo la puntina, così. Ok. Quindi vado a tagliare in questo modo e anche di qua. Ops, sono stata troppo veloce. Devo fare un attimino attaccare di più. Sì, così è perfetto, va bene. Mettiamo ancora un po' di colla perché sì, così. Poi tanto dovrò staccare il biadesivo e idem vado a fare dall'altro lato. Quindi andiamo a mettere la colla. Così. E andiamo a attaccare il nostro pizzo qui sul bordo in questo modo. Ok. Tagliamo così. Questo perché vedete, mi piaceva l'idea di un po' di pizzo qui. E adesso andiamo ad incollare i pezzi di carta che ho già ritagliato. In questo modo ho decorato con la carta l'interno e l'esterno del mio fronte pagina. Dopodiché andrò ad abbellire ancora di particolari questo frontale, ma lo faccio dopo aver gessito la parte posteriore, perché se vado a creare adesso degli spessori poi mi viene scomodo lavorare. Invece in questo modo riesco a lavorare in maniera agevole. Allora, per il retro della pagina utilizziamo i due fogli che cartoncini che avevo tagliato da 18,5 x 10,5. Ora, una cosa che però voglio fare praticamente, allora, vi faccio intanto vedere quello che andrò a fare, cioè andrò a creare due aperture in questo modo. Solo che allora io intanto ho tagliato giusta la carta, ma perché vado con la mia fustella, questa, voglio andare ad abbellire un po' il bordo. Quindi l'ho tagliato esattamente a metà. Se voi non avete la fustella e quindi non la tagliate, cercate di tagliare le due alette in modo chiaramente che una volta chiuse non si sovrappongano. Questo appunto vi ho detto, io l'ho fatto perché sapendo di utilizzare la fustella
praticamente viene più, sapendo di utilizzare la fustella, sto andando a ridurre leggermente la parte esterna della mia, del mio cartoncino. Quindi, fatto questo lavoro, vedete, adesso vi faccio vedere quello che intendevo. Quando io vado a incollare le mie aperture, vedete che al centro rimane un minimo di spazio. Per cui se voi non avete la fustella, calcolate in modo da lasciare comunque un minimo di apertura. Ora, come prima cosa, vado ad incollare i miei laterali. Li ho fatti leggermente più piccoli della pagina, proprio perché così rimane un po' di bordo, in questo modo qui. Ok, ora anche qua non vogliamo che si aprono in questo modo, ma non vado a mettere le calamite, ma vado a creare sul centro una chiusura. Come prima cosa vado ad attaccare sul frontale i due pezzi di carta del kit lavanda che ho ritagliato e che ho deciso di inserire in questo punto. Quindi facciamo subito questa operazione e andiamo ad attaccare la carta che ho chiaramente già passato con il distress. Quindi vado ad incollarla in questo modo qui. Perfetto, così, sia da una parte che dall'altra. Stavo controllando di aver messo bene le scritte dal lato giusto, perché ormai, ahimè, ogni tanto mi capita pure che mi accorgo alla fine che magari ho attaccato le scritte un po' storte. Bruttissima cosa, lo so, però devo fare attenzione. Eccoci, quindi ora che ho attaccato la carta vado a segnare con una penna dove voglio realizzare i due buchi. Allora, intanto vabbè, il centro lo facciamo ad occhio e poi direi che tengo un centimetro e mezzo dal mio bordo, quindi qui e quindi qui, così. Ora prendo, se la trovo, dove l'ho messo? Ah, eccolo qua, non lo trovavo. Prendo la mia crocodile e vado a fare il mio foro. Allora, facciamo così. Mi tengo piuttosto un pochino verso l'interno. Ok? Sia da una parte che dall'altra. Così. Ora facciamo una bella cosa. Intanto dunque utilizziamo questi bianchi, anche se non è strettamente necessario perché li andrò a coprire, ma non importa, usiamo questi bianchi. Allora, voglio prendere il pizzo. Sì, diciamo quello che ho usato, anche più sottile, vediamo se ce l'ho ancora, perché forse l'ho finito. No, qui ce n'ho ancora, perfetto, di quello più sottile. E vado a tenere
due pezzettini che mi permetteranno di fare un fiocco. Direi che questo può bastare, quindi lo dividiamo a metà così. Ok, e adesso cosa faccio? Vado ad inserirlo qui all'interno del foro. Appena appena, guardate, ho inserito un pochino di pizzo. Essendo molto sottile, va benissimo per fare questo tipo di lavoro. Ora lo sistemo un po', inserisco il mio bottoncino. No, ho sbagliato. Allora, ecco, così vedete gli incidenti del mestiere. Sono andata a fare il buco troppo piccolo, quindi devo fare così. Ok, e certo, questo sempre devo dire grazie alla mia vista da falco ormai. Che disastro. Vabbè, va. Non ci voglio pensare, tanto ci sono cose peggiori. Va bene così. Ok. Quindi rifacciamo tutto. Prendiamo il nostro pizzo, lo inseriamo nel foro. Sì, adesso è anche più semplice perché è più grande. E così basta un pezzettino piccolino. Ora andiamo ad inserire il nostro bottoncino e andiamo a chiuderlo. Vediamo se riesco a non sbagliare. Aspettate che guardo, perché. Ok, in questo modo qui. Quindi vedete che abbiamo pizzicato il nostro pizzo che chiaramente non verrà più via. Nello stesso modo vado a fare l'operazione dall'altro lato. Ho fatto la stessa operazione dall'altro lato e sono andata ad incollare all'interno i particolari di carta che ancora mancavano. Ora, per decorare, già che sono da questo lato, finisco di decorare questo lato della pagina. Ho ritagliato dei particolari dal kit lavanda, li ho attaccati su del cartoncino e li andrò ad inserire in questo modo. Quindi facciamo così, mettiamo la colla. Così, uno. E adesso vado ad incollare anche l'altro. Ok, la mia colla stick mi ha quasi abbandonata, quasi finita. Li mettiamo allineati in questo modo. Ok, e qui vado a chiudere e a fare il mio fiocchettino. Ok, guardate un po' che carino. Invece, per decorare il frontale, ho deciso di utilizzare, vediamo se lo trovo, sì, questo, uno dei miei sigilli che avevo fatto con la colla a caldo, semplicemente poi decorata con l'acrilico dorato. E, se volete, tra l'altro, vedere come li ho realizzati sul mio canale, trovate il tutorial. Magari lascio il link nella descrizione di questo video. Però volevo fare una cosa. Allora, voglio mettere un po' di pizzo sotto in questo modo qui. Guardate, avevo in mente di fare una cosa del genere, e però per dare un pochino di colore voglio ancora provare ad attaccare qualcosa sotto, e direi che, visto che qua abbiamo dei telai,
del filo da ricamo non mi sembra male come idea. Quindi vediamo, proviamo a fare una cosa. Allora, volevo, adesso provo con voi. Dunque, taglio un pezzo di filo così, ok. Adesso però voglio dividerlo un attimino, come si fa per ricamare, in modo che i fili rimangano decisamente più sottili. Ancora una volta, sì, direi che così può bastare. Ok, perfetto. Allora facciamo così: vado prima ad incollare il mio pizzo, quindi vediamo se riesco ad avere ancora un pochino di colla con un po' di fortuna. Ok, quindi questo lo attacchiamo così. Poi metto ancora della colla qua intorno, anche se non ce n'è più, vediamo un po', e vado, volevo giusto così mettere dei fili un po' sparpagliati in questo modo. In modo che sì, l'idea era un po' questa, quindi attacchiamo i fili così e ora sopra vado a mettere il mio bottoncino. Ok, l'altra colla perché quella l'ho finita, adesso mettiamo un po' di questa colla qui. Ok, così, e vado ad incollare. Guardate un po', quindi abbiamo i fili da ricamo con del pizzo. Mi piace, rimane fine e mi piace, a me piace. Poi ditemi voi nei commenti se questa decorazione è di vostro gradimento. Adesso devo ancora fare una cosa, la faccio insieme a voi perché non l'ho preparata. E cioè devo andare a preparare la tag da inserire nel mio laterale, come ho fatto per le altre pagine. Quindi ho preso un foglio di carta del kit lavanda, pagina 4 divisa a metà, incollata, quindi è venuto un bello spessore, vedete, bello corposo, incollata e adesso ritagliata delle dimensioni che ho usato per tutte le mie tag, che sono 14 per 18. Dopodiché ho tagliato dei particolari. Allora, qui ho il mio con la mia fustella per gli angoli per le foto. Ho fustellato gli angoli. Vado solo a mettere un pochino di distress dappertutto perché non l'ho ancora messo. Ok, faccio in frettissima, così non perdiamo tempo. Sì, però lo mettiamo da ambo le parti, perché così. Ok. E poi ho ritagliato semplicemente altri due telai dal kit che ho già passato con il distress. Quindi, anche qui c'è una scritta, cerchiamo, vedo di metterla dritta. Allora, prendiamo il mio pizzo adesivo. Questo forse mi sa che è l'ultimo rotolo che sto usando, perché lo sto usando tantissimo e l'ho quasi finito anch'io. Allora, ok, apriamolo. Pizzo adesivo che mi avete visto già utilizzare tantissime volte. Vi dico sempre che mi piace un sacco perché ha un adesivo molto tenace, quindi tiene benissimo ed è comodissimo. E quindi lo ricomprerò di sicuro questo perché mi piace. Mi ha un sacco di tempo risparmiato perché basta, sì, basta quando non ci vedi un parolone, però basta togliere. Adesso non ho uno spillo che sarebbe la cosa migliore. Cerco di farlo con la forbice. Vediamo se ce la faccio. Era più spesso di quanto pensassi. Ok, perfetto. Quindi andiamo ad attaccare prima il nostro pizzo così sul bordo, tiene benissimo, non si stacca. Poi
vado ad incollare a questo punto con questa colla perché l'altra mi è finita. Niente, oggi sto finendo un po' di cose, quindi mettiamo un po' di colla. Ok, quindi vado ad incollare il mio portafoto e ora vado ad applicare i particolari che ho ritagliato e quindi i due telai. Ok, uno. Ora, per coerenza con tutte le altre pagine, vado a mettere un po' foil dorato, un po' qua e un po' là, così da ricreare quegli effetti che ho fatto sulle altre pagine. Al momento che fanno parte dello stesso album, quindi taglio un pezzo così e con della colla vado ad incollarla. Ho fatto un video per gli abbonati in cui faccio vedere il mio metodo per sparpagliare qui lì un pochino di questo dorato che rimane molto molto bello. Decorato con un po' d'oro la mia tag e il resto della pagina. Non so se si vede, ma ho sparso qua e là, vedete, un po' di foil che dà subito luce. Quindi andiamo ad inserire la nostra tag qui all'interno della nostra pagina. Anche il video di oggi è finito. Spero che l'ultima pagina dell'album vi sia piaciuta come le altre. Lasciatemelo, mi raccomando, scritto sui commenti. Come dico sempre, se avete dubbi o domande, scrivetemi e sarò felice di rispondervi e cercherò di farlo più in fretta possibile. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Un bacione, ciao ciao!